Allora, voglio chiedervi aiuto perché devo prendere una decisione abbastanza importante, perché ho ufficialmente deciso che voglio cambiare casa. Ormai sono quasi 5 anni che abito in questa casa qui a Milano. Mi sono trasferita a fine 2019. E con gli anni ovviamente sono cambiate le mie esigenze, quindi sono arrivata alla consapevolezza che voglio vivere in una casa più grande. Ma dove sta il dilemma? Sono molto indecisa su dove comprare questa nuova casa. Questo perché ovviamente vivere a Milano mi aiuta molto con il mio lavoro, anche se è un lavoro virtuale. Comunque qui a Milano ci sono tutti gli eventi a cui andare, le agenzie con cui collaboro. Diciamo che se vuoi fare questo lavoro, la città migliore dove trasferirti è Milano. Io però sono originaria della Brianza, che per chi non lo sapesse è una zona di campagna fuori Milano, più o meno 30 minuti di macchina, anche 40 minuti. Quindi non è lontanissima come zona e ogni volta che torno in Brianza, torno a trovare i miei genitori. Devo dire che mi manca molto. Diciamo che sono una ragazza di campagna. Quindi sono molto indecisa sulla scelta perché in realtà a me piacerebbe anche molto tornare appunto in Brianza. Anche perché si sa che qui a Milano comunque i costi delle case sono molto molto alti e quindi con lo stesso budget magari a Milano si riesce a prendere un bilocale, mentre in Brianza sicuramente una casa più grande. E poi per me è importantissimo avere anche lo spazio proprio all'aperto, che sia un terrazzo, che sia un giardino. Comunque io qui a Milano non ho praticamente neanche il balcone. Io essendo vissuta comunque sempre all'aria aperta nella natura, questa cosa mi manca. Ovviamente se andassi a vivere in Brianza, la cosa che mi preoccupa è il fatto di dover venire a Milano ogni volta. Che poi realisticamente non è che ogni giorno dovrei fare avanti e indietro. E voi direte: hai anche preso la patente, hai anche la tua macchina, quando ti serve vai a Milano in macchina e via. E avete anche ragione. Il problema, vi dico la verità, è che ancora con la macchina io non mi sento super sicura di prendere e andare ovunque nel mondo. Quindi un po' il pensiero di dire: oddio, magari in una settimana devo prendere l'autostrada 3-4 volte, non mi fa impazzire come cosa. Poi quando faccio questi discorsi mi vengono in mente anche tutte quelle persone che fanno il mio lavoro, che abitano proprio lontano da Milano o addirittura in un'altra regione. Io mi sto facendo problemi per 40 minuti di macchina e c'è chi veramente poi deve magari prendere il treno o comunque farsi ore e ore di macchina per raggiungere Milano. Quindi forse dovrei più pensare a ciò che mi renderebbe la mia quotidianità più serena, cioè giorno per giorno dove voglio vivere, in che ambiente voglio vivere. Poi comunque questa casa qui di Milano per fortuna è dei miei genitori e io l'ho tutta sistemata, ristrutturata perché era vecchissima. Quindi in caso avrei ancora un appoggio a Milano, dovesse servirmi per qualsiasi cosa, magari devo fare un viaggio, magari c'è un evento serale, non me la sento di guidare al buio. Diciamo che c'è una soluzione a tutto, però comunque comprare una casa è un passo importante nella propria vita. Quindi è per questo che ci sto riflettendo tanto. Fatemi sapere voi cosa fareste, cosa scegliereste al posto mio. In ogni caso, io non vedo l'ora di andare a vedere le varie case e condividerlo con voi, così poi sceglieremo insieme.